Amici ed amiche, una buona giornata a tutti. Un'idea TP Punk 3, sfida lanciata al comodorista. Allora, ho giocato molto a Punk, sarà giochi, tantissimo a Punk, un po' meno a Punk 2 e ancora meno a Punk 3, e solo in emulazione a Punk 3. Quindi è anche una piacevole, diciamo, scoperta, tra virgolette, per me, che mi dà l'occasione per approfondirlo un attimo. Comodorista, mi serve Punk 3. Non me l'aspettavo sinceramente questa scelta da parte del comodorista, e sicuramente sarà fortissimo. E anche, vabbè, Supremacy Cabinet, senza ombra di dubbio sarà inarrivabile, probabilmente finirà anche il gioco. Questo è un altro discorso. Facciamole. Ho fatto qualche prova, ovviamente, e vabbè, il gioco è Punk. Livello normale, come dice il comodorista, ho provato i quattro personaggi e con questo qua mi trovo meglio, perché c'è qua la feature dell'arpione fin dall'inizio come sparo standard, e inutile dire che la cosa è molto utile. Vabbè, primo livello, primi livelli sono facili. Questo gioco è ambientato con i fondali presi da famosi quadri, invece da... E per il resto, gioco piacevole, per il resto è Pang, gioco molto piacevole, divertente, e che questi qui giocati in due, ragazzi, erano l'apoteosi, ma in sala io questo l'ho giocato molto meno, ma ho giocato molto di più al primo Punk, quello è stato eterno. Però le meccaniche che sono quelle lì, eh. Si fa giocare molto bene, si fa giocare alla grande, e bisogna starci un attimo attentucci. No, mi sono già sputtanato tutte le monete qua. Vabbè, vabbè. Ai. Prendiamo i bonus che ti danno punti, e ovviamente poi se prendiamo le palline piccole danno più punti anche loro, ma però la cosa è più difficile, quindi è da... Però con questo personaggio qui, con l'arpione che si attacca fin dalle sue primissime fasi, ti facilita un attimo il tutto, e ciò è bene. Soprattutto quel livello qua, è vero che te lo dà anche lui di bonus, ma avere l'arpione standard, cazzo, c'è su una tortina, è tanta tanta roba. Quindi, ambientato nei vari quadri famosi, l'urlo di Munch, mamma mia, proviamo a fare il possibile. No, cazzo, prendi la pistola e la protezione, che culo. Prendi l'orologio, sì. Prendi la tortina. La tortina non ho fatto in tempo a prenderla. Sempre... No, cazzo, bello e frenetico, Pang. Perché i bonus me li dà quando... Vabbè. Vabbè. Ma non va tanto bene, in realtà, ma... Aiuto, distruggi tutto, distruggi, ma porco, lo sapevo che morivo, lo sapevo perché me la sentivo che morivo. Prendila, quindi la prima vita è andata così. Che con quel gadget qua, se lo fai con calma, questo è un altro livello semplice, ma è andata così. Però si vince una vita 80.000, poi non mi ricordo più quando, e questo. E poi adesso i livelli cominciano a diventare un attimo più, mamma mia, importanti. Ok, io mi lascio i bonus sempre. Guarda quante palline piccoline che ho saltato giù.
Adesso giù via. Monete. Aiuto. La bomba tanto non me ne frega più niente ormai. Andata così. Altre sezioni di quadri fatti. No, è bello, molto divertente, ma... questo invece... abbastanza... no, qua c'è il ghiaccio che si scivola, però... ho la pistola e spacco tutto. Prendo bonus. No, non mi ha fatto prendere il secondo bonus, quel maledetto. Non mi ha fatto prendere il secondo bonus. Anche qui. Utilissimo carpione. Non so dove andare giù però. Marco. No, cazzo. Aiuto. No. C'ho la pistola. C'ho la pistola adesso, ma... andate via, cagnacci. Con la pistola non posso. Guarda che mi inculano. Vai via, stupido cane. Mamma mia. È andato un po' di culo, eh. Ma è molto bello, eh. Molto, molto, molto bello. Divertente. Pistola. Perché non posso prendere il formaggio lì? Aiuto. Dammi il formaggio. Dammi sto formaggio. Ok. Dammi la pistola. Oh, cosa ho preso? Ah! Vaffanculo, lo sapevo. Questo è un altro quadro bastardo. Perché oltre che si ha pochissimo tempo, c'è proprio come strutturato il livello del cribbio che mi incurano sempre. Perché guarda che bastardata che è quel livello qua. Ci sono gli elicotterini che mi rompono le palle. Andiamo alla seconda pistola, vediamo se riesco a... la pistola è andata, c'è anche pochissimo tempo per quel livello qua. Non da su. È scaduto il tempo. È scaduto il tempo e vado in game over qua. In game over qua. E non ho la pretesa di arrivare molto distante. Questo è un livello bastardo. Comunque, prima partita è andata così. Proviamo a fare la seconda partita. Io scelgo sempre quel personaggio qui. Perché mi trovo bene. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di meglio. Ok, ho preso il bonus qui. Vabbè, primi sono veramente super easy. E comunque qua c'è il fattore della bomba che si aiuta parecchio e si fa terminare. Si faranno sicuramente meno punti a fare così, però vabbè, poco male. Poco male. Comodissimo quel personaggio qua. Con quella modalità qua. Andiamo veloci. Vabbè, mi gioco tutte le monete. Qui adesso per prendere il bonus rischio qualcosa, ma va bene così. Invulnerabilità sempre gradita. E bisogna sempre stare un attimo all'occhio anche al tempo, perché
sì. E là. Ok. Non si può superare il livello che sono arrivato prima. È un livello bastardo. C'è anche questo qua. Mamma mia, è un livello bastardo. Non sbaglio. E via, le bastarde. No. Adesso ho liberato il casino. Ah, che culo. Oh, com'è andata di culo, eh. Che cazzo mi lancia su quel maledetto. Ok. No, cavolo. Mi trovavo meglio con... Guarda che... Cosa mi dai? Ridammi l'arpione che va meglio. Ok. Non ero arrivato prima. Stavo, no. Un po' di questo. È pericoloso anche questo il livello, eh. Via questo dinamite. Ah, adesso ho cambiato anche l'arpione. Adesso ho fatto una cazzata. Cura va. Lo sapevo, porco. Li voglio io quei arpioni qua del cribbio. Ho perso tutte le vite, ho perso. Ma quante belle monete. Dai questo dinamite maledetto. E via. Mamma mia. Capito, ma ho perso tutte le vite, quindi non vado da tante parti. Anche questo sì, perché è easy. Bastardo, perché mi libera subito quelle. No, no, affanculo, va. Ho giocato malissimo sia questa che... E quindi sono già all'ultimo tentativo. Ultimo tentativo sempre con lui. Trovo bene. Vediamo se riesco a fare quel tantino di meglio. Ma sarà difficile. Ok, vabbè, i primi livelli. Mi dà le pistole, mi dà. E allora morite così.
prendere un po' più di monete. Attenzione al falso rimbalzo. Ok. Subito là. Ma perché sono andato qua? Sta attento, anche se con un arpione la vita... No, cazzo, c'era sulla il gelato che non ho preso, ma vabbè. Mamma mia. Il livello qua, porco. Allora vaffanculo, faccio subito così. Dammi la protezione. Dammi la pistola. Dobbiamo fare così questo. Cattiveria bisogna farlo. Ok. Ma serve anche un po' di culo. Questo, ok. Nulla. Ok. Qua che mi ha tolto un sacco di vite prima. No, affanculo, va. Sì, dammi i bonus. Maledetto che mi butta. Meglio, ho perso tutte quelle vite, almeno adesso. Bella. Questo è bello perché dà soddisfazioni. Anche questo non è complicatissimo, ma però per starci un po' di attenzione, per anche un po' di culo. Olè. Ok, perché presto a perdere tutte le vite. Ma muori tu, guarda. Mamma mia, che culo stavolta. Andate di culo. Questo è un livello bastardo questo. Questo era bastardo di livello, però finalmente ce l'ho fatta superarlo. Questo qui, mamma mia. Oh, che culo. Mamma mia.
No. No, dove cazzo sono andato? No, vabbè. La protezione. Che ben venga. È andato di culo anche questo. Mamma mia. Ma cosa c'è? Protezione. Ben venga la protezione qua in mezzo a quel casino qui. Che culo. Andate via. Ma andate a fare in culo, maledetti. Il casino che c'è qua. Andiamo subito alla protezione qua. Di cotteri maledetti. Ok. Questo? No. Le voglio le dinamiti. Ma che palle. Mollami. Adesso andrò giù qui. È un manicomio. Porco. Non li spacco quelli di vaffanculo che è pieno di dinamiti. Mamma mia. Con calma, ok. Ok. Non ce l'ho fatta superare anche questo, va bene, dai. Meglio questa terza partita. Guarda questo. Interessante questo. Belli questi livelli. Questi mi piacciono i livelli. Questi mi piacciono parecchio perché danno enormi soddisfazioni. Ok, hanno i miei bonus. No, questi sono semplici. Mamma mia, no cazzo, questo è sbagliato. Palle gli elicotteri qui. Invece un po' più lentamente. Ottimo, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ho quest'ultimo tentativo molto meglio. Ho quelle palline qui, riesco a prenderle, mi fanno venire il livello, mi danno anche un sacco di punti. In particolare quei livelli qua. No, cazzo. Qui a riuscire a prenderla. Che culo, che culo, che culo, che culo. La palla lì che mi fa. Cazzo, c'è su una vita. C'è su una vita. Sì. Io dovrei riuscire ad andare a distruggere questa. Che culo. C'è anche un bonus qui, prendilo. 20.000 punti. Sì, ottimo. E anche questa è andata. 21 22 23. Poi proprio qua devo far venire giù la bomba lì. Sì, ottimissimo. Prendo il bonus qui che mi dà. Ho preso la
C'era sulla protezione, vaffanculo che c'era sulla protezione, cazzo. Perché ho distrutto tutto così? Mamma mia. Mamma mia. Che fastidio che cosi su lì. Vaffanculo cane del cribbio. Qua se me la gioco bene. Cavolo. Finisco così. Questo. E questi adesso sono da... Mamma mia, studiarsene un po' quei livelli qua, perché... No, 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 in faccia l'ho presa. 1.110.000, mi hanno trovato qualcosa del genere, non l'ho visto bene, ma sono abbastanza soddisfatto, più di così non è che si può fare molto, almeno per quel che mi riguarda. Vediamo come si comportano gli altri, bravo comodorista, bella scelta, è stato un piacere, alla prossima, ciao! Game over.